questo mese siamo qui perché un pochino in ritardo, però vi dico i preferiti del mese di giugno. Oggi sono in una location un po' particolare, in fondo vi svelerò l'arcano di tutto questo. Iniziamo subito con le categorie che sono canzone del mese. Beh, allora, questo mese non è che ho scoperto tante canzoni nuove. Diciamo che ho registrato Like a Fool di Keira Knightley, perché per un altro video che uscirà la settimana prossima. E poi ho iniziato a riascoltare un gruppo che tutti mi hanno sempre consigliato, però io l'avevo sempre snobbato, che sono le Skandaru, che sono un gruppo di gruppo rock giapponese femminile che probabilmente tutti voi già conoscerete. Non ho ancora individuato quella canzone che mi piace di più, probabilmente magari lo metterò nel prossimo video. Seconda categoria, allora, videogioco del mese che è anche la mia ossessione attuale, è Animal Crossing, che mi è stato regalato per il mio compleanno ed è veramente una roba, cioè io ci perdo la vita, quindi non lo so, se volete potrei farci anche un video a parte, io e la mia ossessione e cose che mi fanno perdere il lume della ragione in determinati periodi dell'anno. In questo periodo dell'anno è Animal Crossing, aiutatemi per favore. Film del mese, l'unico film che ho visto al cinema, Jurassic World. Non lo so, a me è piaciuto, ovviamente sono andata lì non aspettandomi un nuovo Jurassic Park, ma un sequel hollywoodiano molto commerciale, quindi non è che ho avuto particolari delusioni, ma anzi ho apprezzato anche le multiple citazioni a Jurassic Park, che è uno dei miei film preferiti. Quando facevano la musichina lì mi batteva proprio il cuoricino e ho trovato molto puccioso e blu il velociraptor e anche il T-Rex alla fine, non lo so, li ho trovati molto pucciosi, l'ho trovato molto giapponese come film, non lo so perché. Un altro film che ho visto è un film che mi ha fatto vedere mia mamma di tantissimo tempo fa, che è Il colore viola, che penso che sia il film più tragico, cioè la tragedia più grande che abbia mai visto. Se non lo conoscete andatelo a vedere, dura un bel po', però cioè se volete proprio uno di quei film che vi prendono ammazzate per 2 o 3 ore, quello è uno di questi, quindi se volete piangere questo c'è. Anime del mese, ho visto tutta la serie, per la prima volta riesco a vedere finalmente una serie dall'inizio alla fine, Oarino Seraph. Sì, mi è piaciuto, la fine ovviamente è un finale aperto, scusate se non avete già visto spoiler, ok? Comunque, sicuramente sarà una seconda stagione, ho trovato all'inizio un po' di mix con altri shonen che sono già usciti, ci ho visto un po' di Attacco dei Giganti, mischiato un po' di Tokyo Ghoul, tutto un po' un mescolone, però dai, ci stava, anche se diciamo che è terreno fertilissimo per gli yaoi, che non è un genere che io apprezzo, però c'è chi... Se ignorate questo lato, diciamo che ci sta anche come serie da seguire. Evento barra viaggio di questo mese, decisamente Bari e WonderCon. WonderCon è stata una fiera fantastica e a Bari è la prima volta che ci andavo e posso dire che si mangia veramente bene, cioè io sono ingrassata tipo 80 kg, però vabbè, è pesce, pasta, tutto, abbiamo mangiato brioche, una cosa fantastica, quindi se siete di Bari siete molto fortunati, o comunque siete pugliesi in generale siete molto fortunati, spero di tornarci presto. Se voi siete stati al WonderCon fatemi sapere se vi è piaciuto, a me sinceramente è piaciuta moltissimo come fiera, anche perché ci avete salutato in tantissimi ed è stato molto emozionante la prima volta che andavo in Puglia, che vedevo insomma voi che mi seguite dalla Puglia, quindi sono felice, grazie. Oggetti del mese, perché in realtà questo mese ce ne sono ben 2 e sono di 2 categorie un po' diverse. Il primo oggetto è un oggetto tecnologico. Vi ricordate le mie cuffiette bianche della mese? Ecco, purtroppo io sono una persona molto disordinata, non usavo la custodietta, le lasciavo in borsa a navigare fra gli oggetti e purtroppo mi si sono rotte. Però vabbè, sono riparabili, però la mese gentilmente mi ha inviato un altro paio di cuffiette che questa volta sono nere e sono tipo un modello nuovo, così che poi farò vedere meglio. E la particolarità è che hanno un cavo fighissimo e ovviamente anche qui la qualità audio è spettacolare. E spero che mi dureranno per un altro anno come le cuffiette precedenti. Mentre per la categoria beauty, ma non troppo, un sito cinese mi ha dato la possibilità di ordinare una cosa e io ovviamente ho scelto la cosa più assurda e strana e swag che ho trovato nello shop ed è questo, che ovviamente non vi farò vedere in passato perché mi vergogno come un cinghiale, però questo è un costume degli Illuminati
che voglio portarmi in Egitto sperando che non mi arrestino, e c'è proprio il triangolo Illuminati Confirmed, è fantastico. Poi tra l'altro veste anche molto bene, non pensavo, è una taglia unica però veste molto bene. Il link in descrizione se lo volete andare a trovare. Ultimissima categoria di questo mese, che vi svelerà anche perché sono in questa location, è che ho detto, beh sì, potrei parlare degli youtuber del mese, ma potrei anche direttamente andare a fare il video a casa loro. E quindi io li invito qui, accanto a me, signore e signori, gli youtuber del mese sono Giorgio e Martina, che sì, sì. Di In Viaggio col Tubo. E mi raccomando, iscrivetevi al loro canale e andate a vedere, perché fra un po' uscirà un video che abbiamo girato qua oggi anche insieme a Nicolò Yuman Safari, molto molto divertente, perché so che voi apprezzate i video dove mangio le schifezze giapponesi e quindi sicuramente apprezzerete il loro video. Quindi niente, beh, allora diciamo che ci vediamo al loro video e al prossimo mese con un altro Mecha Cuccio. Ciao!